Era la partita che mi aspettavo, anche se speravo di vedere qualcosa di più, soprattutto sul fronte offensivo, perché questa settimana abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di curare un po', la fluidità dei giochi d'attacco, ma c'è ancora tanto da lavorare. Per contro, come hai detto tu, l'approccio difensivo, a parte qualche sbavatura e qualche rimbalzo di troppo concesso a Viterbo, e sono stati, insomma, è stato ottimo, è stato ottimo. Sono molto contento, oltre che per i 2 punti, che possono valere anche doppio in ottica futura. Sono molto contento perché Viterbo è una squadra che mi ha impressionato, soprattutto in casa. Veniva da una partita un po' moscia fuori casa, ma l'allenatore è bravissimo, lo conosco bene da anni e la squadra gioca bene, gioca organizzata, dura. E per noi stare nella partita, anche nelle difficoltà, è stata probabilmente il segnale più bello di oggi. La cosa bella della prestazione di Andrea Martino è che sinceramente non me ne sono accorto perché forse ero troppo preso da altre cose. Mi sembra che ha fatto belle giocate, giocate giuste, non si è inventato niente, ha fatto giocate giuste, ha messo i tiri che doveva mettere, gli uno contro uno che doveva fare e insomma sono contento per lui. Per il resto hai detto giusto tu, la partita nel primo tempo la svoltiamo con tutta la panchina e questo è un segnale molto importante anche perché io sto conoscendo pian pianino dei ragazzi che conoscevo poco e che mi stanno dando tantissimo e tutta la panchina da Marchetti a Martinez a Diedu e lo stesso Tebaldi che oggi è partito in quintetto, ma nello strappo del primo tempo c'era praticamente tutta la panchina. Come dicono gli allenatori seri, dobbiamo pensare adesso a Mondragone con tanta testa, con tanta concentrazione. Ho chiesto ai ragazzi uno sforzo. Gliel'ho chiesto 2 o 3 giorni fa, gli ho chiesto uno sforzo per 15 giorni perché l'infortunio di Grilli, il momento delicato quando sono subentrato mi hanno portato a questo, a chiedergli veramente uno sforzo fisico, più che fisico mentale, perché fisico ci stanno sempre, mi danno sempre tutto. Mentalmente a volte siamo un po' mosci e alla lunga dobbiamo crescere tanto a quel punto di vista lì. Ma me lo stanno dando con grande abnegazione tutti i giorni e con grande applicazione. Quindi questo per un allenatore credo che sia la cosa più importante. Parlare di Mondragone Virtus è scontato, dobbiamo fare due buone partite, stando insieme nelle difficoltà come stiamo dimostrando di fare e poi portare a casa più punti possibili. Ah, è stata una gara tosta, ce l'aspettavamo e all'inizio ci hanno messo parecchio in difficoltà, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati e passo dopo passo siamo riusciti a agganciarli e avere il comando della partita fino all'ultimo. A me Viterbo piace, e giocano bene, sono allenati benissimo da coach Fanciullo, è una squadra lunga, grossa. E sapevamo, come ho detto prima, che sarebbe stata difficile, ma noi siamo buoni, e concentrati, ci stiamo allenando benissimo, la squadra altrettanto è lunga e dobbiamo ragionare partita dopo partita per far sì di arrivare alle migliori condizioni per la seconda fase. Allora, prima di parlare della Virtus c'è la partita di Mondragone che è importantissima perché vengono a 2 vittorie di fila e sicuramente una vittoria ci può aiutare col morale e per arrivare all'ultima partita dell'anno, il derby, che è una partita importantissima che vale 2 punti per la seconda fase eventuale e sarà importante vincere prima questa partita e stare concentrati per la prossima. Eh sì, il telefono sta lì sempre vicino alla panchina durante gli allenamenti perché a giorni diventerò papà e non vedo l'ora, sono contentissimo. Una bella bimba e speriamo che tutto vada bene e niente. E speriamo ovviamente di Aspettiamo dedicargli la prossima vittoria. sicuramente tutte le altre.